roulotte sigillate e residenti sfollati. Ha portato a questo il blitz della polizia che ieri mattina intorno alle 8 nella zona dell'exit in via Pietraferrata è arrivata con una decina di agenti circondando l'isolato e controllando camper e roulotte facente riferimento ad una famiglia composta da 8 persone. Il sequestro delle case mobili è stato disposto dal PM Frezza ipotizzando il reato di occupazione di suolo pubblico, oltre alla verifica di eventuali allacciamenti abusivi alla rete idrica ed elettrica. Il tutto è stato il frutto di una dettagliata denuncia dell'Exit, l'ente zona industriale che è proprietario dell'area e che negli anni aveva invitato a più riprese a liberare la zona. Al gruppo degli 8 nomadi pare sia stato offerto un posto letto nella struttura di accoglienza del Teresiano, offerta però apparentemente rifiutata preferendo la sistemazione presso alcuni parenti. Nel rione questa notizia ha riscontrato pareri differenti, segno in qualche modo dell'interesse o meno delle persone. Hanno fatto bene. Ma che ci dispiace per questa gente se abitava là tanto, non so il perché, ecco, non so i motivi che li hanno messi via, ma... Che ci dispiace, ecco, null'altro. Veramente, se voglio dire per me, non ho mai avuto nessun problema. Io sto qui vicino nella zona, però non so, là c'è qualche fabbrica che è in costruzione, là, vedo che hanno fatto. E può darsi, non so, per me sinceramente non vuol dire niente. No, penso che hanno fatto anche giusto, per dirsi. Perché qui se vengono, una volta vengono una roulotte, un camper, dopo se non vengono i carabinieri, dopo vengono altri, formano come qua sotto, che era tutto il campeggio, no? Tutto loro. Dopo qua si lamentava che troppi furti, troppo questo, e allora la gente ha fatto reazione. Ha detto se non vanno via andiamo tutti di qua, vado giù a buttarli fuori.